Eccoci, ci siamo quasi. Ciao Maria Silvia. Ciao Gigi Ermetto, è davvero una grandissima emozione. Non so se i nostri telespettatori da casa, è partito un applauso, possono già percepire l'atmosfera che si ci fate sentire? Federico I, veramente un grandissimo evento per festeggiare l'ultima puntata della fortunatissima quarta edizione di Goal Show. Naturalmente è la festa, è la festa. È la festa, quindi stasera ci dobbiamo divertire, dobbiamo naturalmente parlare del futuro del Napoli. Sei stupendo, anche Gigi, davvero. Stupenda. Anche tu sei stupenda. L'abito delle grandi occasioni, stasera grandi sorprese, ma dobbiamo ringraziare subito un po' di amici che ci hanno permesso di realizzare anche questa quarta edizione di Goal Show. Assolutamente, uno dei patron di Goal Show, Pasquale Arienzo, Jason Europe Group, che ha voluto fortemente questa edizione. Grazie Pasquale, fra poco all'interno, insomma, com'è andata? Benissimo? Assolutamente, meravigliosa, un'edizione credo che sia stata tra le migliori in assoluto, almeno io sono 3 anni, siamo soddisfattissimi di tutto e la festa di stasera è la giusta chiosa di una stagione eccezionale con tutti voi e con una squadra veramente affiatata e decisa, forte. Già ci sono tante sorprese e iniziative per il prossimo anno. Sì, abbiamo, ovviamente non possiamo svelare il tutto, ma sicuramente ci sarà la quinta edizione di Goal Show, perché nella nostra volontà. E soprattutto perché il seguito che noi abbiamo avuto quest'anno è stato eccezionale, per cui noi siamo pronti e decisi. Grazie a Pasquale Arienzo. Allora, un altro amico, ma vero, perché ci ha presi veramente a cuore, portandoci anche dei regalini ogni tanto, prima di cominciare la puntata, è l'avvocato Gigi Porcelli per Confindustria a Napoli. Come sono stati i momenti azzurri di Goal Show quest'anno? Meravigliosi, con gran classe, come il Napoli ha fatto una grande stagione, Goal Show per me rimane la prima trasmissione che si fa a Napoli, per lo stile, per la goliardia, per la qualità degli interventi, insomma ci siamo proprio divertiti. L'unica cosa che posso dire è peccato che è l'ultima trasmissione. Peccato sì, ci mancherà sicuramente, ma c'è qualcosa che ricordi con... Un augurio che mi è molto caro, affinché i venti, le maree, le lune, le refole siano sempre propizi a questa meravigliosa trasmissione. La refola mi piace, Gigi, non c'è tempo. Assolutamente, bellissima. Claudio Paterno, Associazione Elixir, tu affianchi il campionasto, ma la tua associazione fa anche tantissime altre iniziative. Certo, col campionato abbiamo appena finito di fare la prima edizione. Qui siamo nella Casa della Musica e stiamo organizzando delle iniziative, dei concerti musicali, però la vera notizia, Gigi, non è questa, è quella che ha lanciato la bomba ieri sera Mazzarri. Non si capisce più niente, c'è praticamente la fine del mondo. Allora, guarda, io ho portato qui uno sceneggiatore, un autore di 2 romanzi, Stefano Ceccarelli, che ne ha scritto addirittura un libro sulla fine del mondo, quindi che non vedeva l'ora di essere a Goal Show la festa, è vero? È verissimo. Innanzitutto grazie per ospitarmi a Napoli, per me è una specie di cura ricostituente che uno una volta all'anno deve fare, cioè venire a Napoli. E non c'entra niente il libro con le vicende del Napoli, io non seguo molto il calcio, ma leggiamo appena finisce la trasmissione. Ma ovviamente sì, però ecco, diciamo che la fine del mondo c'entra con un bambino, per cui i segnali della sua fine del mondo sono quelli diversi dagli asteroidi che precipitano sulla Terra e dall'allenatore del Napoli che se ne va. Io direi che se lo leggono possono anche capire che Mazzarri andando via, questa qua è una buona notizia alla fine, non è proprio una... Grazie e buona serata. Comunque quella del 21 dicembre l'abbiamo scongiurata, giusto per metterci un altro po' in tensione, per vivere un altro po' di adrenalina. Allora Gigi, vedo, e la vedi anche tu, arrivare l'assessore... Assessore allo sport comune di Napoli. Grazie. Altra grande amica e sostenitrice di Goal Show, quindi anche dello sport in TV. Buonasera Assessore, grazie per essere qui. Grazie a voi per l'invito. Grazie. Sì, sono qui, mi fa piacere. Volevo innanzitutto salutare e congratularmi con il grande popolo della nostra squadra, perché a differenza di tutto quello che succede, diciamo, su tutto lo stato, da Roma in più, e quindi razzista, li hanno ricevuti.
impegno possibile, quindi complimenti, meritano l'impegno dell'amministrazione che già si sta impegnando appunto per preparare al meglio lo Stadio San Paolo, per far rendere possibile quindi la Champions, quindi secondo le prescrizioni della UEFA. E assolutamente sì. Assolutamente sì, quindi voglio tranquillizzarli, voglio mandarle un grande in bocca al lupo e voglio ringraziarli per la grande prova di compostezza che in ogni occasione danno. E allora stasera però facciamo una festa composta, ma ci divertiamo lo stesso. Sempre. E allora abbiamo sicuramente uno dei più grandi sostenitori, Gigi, infatti lo accoglierei tra noi assieme, Francesco Vitale, studio infortunistica stradale, che non ci ha sostenuti soltanto durante l'edizione di Gol Show dal Teatro Sanazzaro, ma anche proprio stasera per questo grandissimo evento a Casa della Musica. Sì, infatti mi fa molto piacere partecipare anche stasera come sponsor della trasmissione, che ritengo che questa sia la trasmissione più seguita del Napoli ed è il giusto momento praticamente per la festa di Gol Show, e chiaramente è la festa del Napoli perché ha fatto veramente uno splendido campionato. Grazie a Francesco Vitale di casa e anche Luigi Napolitano, patron della Professional Service, ormai fai parte della famiglia di Gol Show. Un giudizio sull'annata di Gol Show e in generale naturalmente dello sport in Campania. Diciamo che il terzo anno, quindi c'è stata più organizzazione, solidarietà, fair play, quindi la cosa viaggia benissimo su questo modello. Poi per quanto riguarda, gradirei parlare un attimo del Napoli, perché con l'andata via di Mazzarri riterrei che questa volta il presidente dovrà uscire fuori per capire se vuole fare questo salto di qualità e quindi impegnarsi a fare degli acquisti e prendere un allenatore che possa vincere e portare a Napoli o uno scudetto o una coppa importantissima. Lo chiederemo anche ai nostri ospiti. Grazie a Luigi Napolitano. Maria Silvia. Eh beh, è arrivato, ci ha raggiunti anche il proprietario del Teatro Tenda, Gennaro Manna, un saluto, e poi tra l'altro spiegheremo una sorpresa, perché una delle presenze fisse di Gol Show stasera veramente, insomma, ci allieterà. Gennaro Manna, buonasera, grandi eventi a Casa della Musica, quindi non soltanto eventi musicali, ma anche una scelta nuova, quella di ospitare una trasmissione televisiva di successo legata allo sport più amato dalla città. La pizza, il calcio e la musica. Io mi interesso, lasciamo agli altri il compito di portare a Napoli. Parla di ciò che noi tutti amiamo. Grazie mille allora per averci aspettato. Beh, succedono cose in itinere, naturalmente siamo in diretta. Allora, Radio Kiskis Napoli chiama Radio Ibiza, il collega di Radio Ibiza Raul, non soltanto uno speaker ma anche un grandissimo cantante con una big band orchestra. Cosa succederà stasera? Allora, stasera grandi sorprese, ti ringrazio innanzitutto big band, un po' come me, salutiamo Radio Ibiza, salutiamo ovviamente tutti gli amici che ci guardano da casa. Stasera, insomma, presenterò con la Raul e Swing Orchestra un po' quello che è il repertorio classico della musica anni 50, un po' patinata, da Ella Fitzgerald, insomma, Prestinata, e tanti altri grandi nomi, quindi uno spettacolo sicuramente da non perdere. Vogliamo fare una cosa? Insieme. Intanto Gigi, ci ritroviamo tra pochissimo, anzi no, passiamola tutti e tre, visto insomma per inaugurare quest'ultima puntata della quarta edizione di Gol Show. Vogliamo far scoprire ai nostri amici da casa in anteprima qual è l'atmosfera che si respira a Casa della Musica? Andiamo, seguiteci! Venite. Chissà cosa accadrà. Raul, la degna accoglienza mi sa che ce la devi far fare tu, no? Che sei abituato a questa cosa. Mamma mia, emozione. Thank you.